In questa regione l'opposizione a questa riforma sanitaria l'hanno fatta tutte le opposizioni. E credo che questa sia una cosa importante. Noi abbiamo governato fino al 2013 ed è vero che quando è passata quella delibera noi ci siamo fermati. Noi abbiamo avuto la responsabilità, il coraggio di dire davanti a determinate situazioni e alla rivolta del popolo ci siamo fermati e abbiamo garantito il servizio sanitario regionale in contrazione di risorse, mai accaduto nella storia di questa regione. E credo che questo non sia un dato banale. E rispetto a quello che avete visto raccontato in questa storia e alla rivoluzione copernicana, qui ci sono due cose che non fanno parte della rivoluzione copernicana delle altre regioni italiane. Qui ce ne due in più, che non sono banali rispetto al riassetto delle riforme. Primo, non è vero che in questa regione le risorse allocate per il servizio sanitario regionale sono in riduzione. Non è vero, perché le risorse sono le stesse. Quindi a risorse che non calano c'è tutto questo casino. Io ho raccontato una storia che è successa l'altra settimana, l'ho raccontata la signora prima che è venuta davanti a me. Io ho una suocera di 84 anni, alla fine della scorsa settimana è caduta, si è rotta il femore, chiamato il pronto soccorso di Udine, due ore non arrivava l'ambulanza rapida, portata alla Tisana, ricoverata, operata qualche giorno dopo, 84 anni, la mandiamo a casa. Ha rotto il femore, come si fa? Cioè, oh, non c'è un posto in RSA tra Codroipo, San Daniele, Gemona e Tolmezzo. Io mi sono per posizionare la quale viviamo e la racconto come una storia che è successa a me la scorsa settimana. Qui c'è un altro aspetto, oltre alla spesa, perché l'altro pezzo di rivoluzione copernicana che oggi non lo stiamo ancora digerendo questo, non lo stiamo vedendo, però nel tempo sarà ancora più devastante, è che noi abbiamo messo insieme gli ospedali con l'università e il territorio, che è l'altro elemento di devastazione sotto il profilo organizzativo, condizionato comunque al parere dell'università, del rettore dell'università, la programmazione della sanità. Allora, io non lo so che cosa succederà il giorno della liberazione, perché il giorno della liberazione arriverà. No, perché comunque questo se ne va, no? Se ne va. E mettere le mani in questo condominio che scricchiola, con la gente che deve continuare a vivere nel condominio, non sarà un'operazione facile. Non sarà un'operazione facile. Però per quel che ci riguarda, il nostro impegno di contrastare con intelligenza, non con le rivoluzioni che non va bene niente a prescindere, perché anche il tema della sanità è un processo di riforma deve avere, se siamo responsabili. Perché altrimenti facciamo no a prescindere, con no a prescindere diventa facile andare nelle piazze, urlare sulle bandiere le trombe, ma i problemi non c'è solo questo modo. È chiaro che su questa vicenda bisognerà ritornare indietro di alcuni pezzi, però bisogna farlo con intelligenza, perché la gente dovrà essere continuata, bisogna continuare a curare nel modo migliore rispetto a quello che accade oggi. Quindi avremo davanti un percorso difficile e io penso che tutti insieme, come ci siamo battuti rispetto a contrastare la riforma e a contestare un aspetto che è tipico, peraltro dovrebbe essere tipico della sinistra e del centro-sinistra, io che arrivo da destra e faccio parte del centro-destra, del capogruppo di Forza Italia, del Consiglio regionale, mai mi sarei aspettato di dover combattere il centro-sinistra nel dire è l'ora di far sentire la gente. Cioè la nostra cultura è una cultura di altro genere, non ho difficoltà ad ammetterlo, ci siamo sentiti in Consiglio regionale. Cioè noi che siamo a difesa del comitatismo, arriviamo da un'altra esperienza. La sinistra che nasce su questo, neanche su questo è stata ascoltata. Quindi qua abbiamo avuto dei modelli che questa Presidente ci ha consegnato, quindi tutti aspettiamo la liberazione, io sono certo che arriverà e a quel momento con intelligenza dovremo cercare di affrontare i problemi.